Gianni Colacione dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Oggi 21 gennaio 2012, siamo alla seconda giornata e siamo in compagnia di Elisabetta Zamparutti, deputato radicale e membro della Commissione Ambiente della Camera. Perfetto, abbiamo ascoltato il suo intervento e che diciamo in linea un pochino anche con la sua, il suo incarico istituzionale, ha preso in esame l'incidente della costa crociere, della costa Concordia, però appunto una chiave ambientalista. Ecco, volevamo avere da lei diciamo una precisazione, no, una precisazione no, una chiosa al suo intervento, breve per carità, perché sarà molto interessante, perché non è stato, non si è parlato di Schettino, ma di qualcosa di molto importante che è l'ambiente circostante alla nave. Sì, no, non si è parlato di Schettino perché io considero quello che è accaduto emblematico di come la strage di legalità poi causi anche strage di popoli, perché questa tragedia umana, che rischia di avere anche gravissime conseguenze ambientali, è dovuta ad un'assenza in parte di regole e comunque anche ad un mancato rispetto di quelle poche che ci sono. Io trovo inconcepibile che autorità preposte anche al controllo, a partire dal sindaco dell'Isola del Giglio per poi passare alla capitaneria di porto, abbiano consentito a navi di una portata simile di avvicinarsi così tanto alla costa, e non è che questo sia un caso perché anche il ministro Clini, quando è intervenuto alla Camera in un'informativa, ha parlato di una vera e propria consuetudine. Quindi la gravità deriva dal fatto che appunto stiamo parlando di un'area di mare particolarmente pregiata che rientra nel santuario dei cetacei, un nome che meriterebbe una grande attenzione e che invece è sostanzialmente lasciato a se stesso, privo di una governance, tant'è che la istituzione preposta al controllo, al governo di questo tratto di mare è inesistente. Sicuramente esistono gli uffici a Genova, peccato che siano da anni letteralmente vuoti, e nell'assenza di governo, quindi di regole e di controlli sul rispetto delle regole, accade in questo tratto di mare non solo la tragedia della Costa Concordia, ma una miriade di incidenti che passano sotto silenzio. Io voglio ricordare soltanto che il 17 dicembre un mercantile, il Cargo Venezia, ha riversato in mare 35 tonnellate di catalizzatori di sostanze petrolifere che, se vengono a contatto con l'aria, hanno una pericolosità legata a fiamme che possono innescare enorme, che costituiscono comunque un grave pericolo per gli stessi pescatori. Ma questo è solo uno dei tantissimi casi legati ad affondamenti, a dispersioni in mare di sostanze inquinanti, che appunto è letteralmente consentita. Quindi io credo che occorra istituire individuare le persone che devono ricoprire queste cariche e renderle operative, ma anche che sia necessario, rispetto all'intero Mediterraneo, costituire una governance sovranazionale di un mare così pregiato che invece viene letteralmente lasciato a se stesso, privo di ogni tutela anche ambientale. La governance sovranazionale è molto suggestiva e interessante, anche perché io penso che noi italiani non abbiamo proprio nessun tipo di riguardo per il nostro territorio. Insomma, basti pensare che queste prassi di questi inchini, insomma, queste rotte che sfiorano un po' le coste, erano proprio spesso, poi è uscito fuori, da richieste dagli stessi amministratori, che sono proprio coloro che dovrebbero essere i primi difensori. Esatto. Quindi proprio un'assenza di cultura
anche che mi riporta ad una considerazione per cui in linea di massima le ragioni dell'economia sembrano dover sempre prevalere, ma ci sono le ragioni dell'ecologia che ormai sono arrivate ad un punto in cui necessitano un'integrazione se non una supremazia sulle ragioni dell'economia, e questa è una grossa battaglia, una grande battaglia politica, quindi anche culturale, che abbiamo di fronte e che dobbiamo affrontare. Elisabetta, nel parlare è venuto in mente adesso questa cosa, si è parlato anche della famosa autostrada del mare, pensi che l'Italia sarebbe capace di gestire un passo avanti che comporterebbe ovviamente un'attenzione ancora maggiore per il territorio, almeno un'organizzazione? Beh, questo è un altro tema da affrontare, rispetto al quale il nostro Paese ha accumulato un grave ritardo. Sono, ripeto, sfide che abbiamo davanti, come quella legata alle infrastrutture, che sono insostenibili se ancora orientate al trasporto su gomma e non su rotaia. Diciamo, la politica delle infrastrutture la vedo ancora molto con lo sguardo rivolto al passato, si stanno perdendo moltissime occasioni. Certo, il precedente governo non ha assolutamente aiutato in un cambio di rotta. Devo dire che questo nuovo governo Monti sta dando qualche segnale di segno diverso, su cui occorre continuare a lavorare. Ringraziamo Elisabetta Zamparutti, chiaramente le auguriamo buon comitato, nel caso interverrà ancora, perché è già intervenuta. Poi penso di non dover occupare ulteriore spazio. Grazie ancora, grazie Elisabetta.